Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. Sono le 14, 6 minuti primi e 26-27 secondi. Ben trovati all'ascolto di Rai Radio 1. Ben trovati all'ascolto di Rai Radio 1 con Luca Bernardini in regia, con Paolo Cimò al colore dei suoni, con la redazione, con Mimmi Micocci, Gigi Fazzi, Roberta Genuini e Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi e l'architettura delle puntate. Siamo entrati in onda in diretta dopo le notizie del giornale Radio Rai, come oramai è consuetudine appunto ultradecennale, e naturalmente le notizie del giornale Radio Rai, avete ascoltato tutti quanti, hanno registrato ancora una volta un morto tra i nostri soldati di stanza in Afghanistan, e questo naturalmente comporta che noi comunque si tenga conto di quello che è successo immediatamente prima di noi, e comporta anche un fatto di non dico adeguare, ma comunque il nostro modo di parlare è questo. Noi che cosa possiamo dire? Nulla, non abbiamo il titolo nemmeno per dirlo, per cui in queste circostanze l'unica cosa che si può fare, oltre appunto a dire, oltretutto ho avuto anche certo è sbagliato dire la fortuna, comunque ho avuto l'occasione di incontrare proprio recentemente molti familiari dei caduti per le missioni di pace in Afghanistan, perché in Campidoglio c'è un monumento, c'è un bel monumento inaugurato da poco, firmato da Maurizio Anastasi, questo mi piace ricordarlo, un bel monumento che ricorda per l'appunto questi caduti per le missioni di pace, e molti di loro si sono fatti intorno, molti di loro sono ascoltatori di Radio 1, molti di loro mi hanno salutato e hanno anche garbatamente ringraziato la nostra presenza sulle reti radiofoniche anche a ricordare tutto questo. E siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, perché hanno avuto dei figli in grado di sostenere la difesa della pace, che sono persone a cui noi dobbiamo gratitudine. E quindi il mio è un ricordo anche personale di alcune persone che sono materialmente venute da noi a salutarci. Che dire, noi in queste circostanze possiamo soltanto ricordare quello che è successo e continuare a fare al meglio il nostro mestiere, anche se la puntata di oggi è leggermente più divertita, più divertente, non lo sarà certamente nella nostra anima, lo sarà come volta pagina, lo sarà come cercare di dare un pensiero in meno alle persone, non dico alle persone che stanno vivendo adesso il lutto, perché non è possibile, adesso il loro pensiero è tutto circoscritto alla sciagura, ma magari a chi ha subito queste cose in altri anni, in altri momenti, in altri periodi della loro vita, questo qui può essere un momento per poter tirare il fiato. E allora a questo punto, facendo bene, cercando di fare al meglio, bene non lo so, comunque cercare di fare al meglio il nostro mestiere, entriamo nella data di oggi, che è un anno in particolare, il 1966. Sentiamo un piccolo frammento. 76. Sentiamo un piccolo frammento sulla sigla, sentiamo. La tigre è tua, Sandokan. Tigre tua, Sandokan. Sì, perché oggi noi parleremo, non è un fatto storico di primaria importanza, sia chiaro, però è un fatto di costume sostanziale, perché vedremo come quanto certe cose del costume portato dalla radio televisione italiana, dalla RAI, siamo orgogliosi di appartenere, cambiarono anche materialmente in quel 1976. Voglio fare un minimo di premessa ancora. Anno di impegno politico, gli anni 70, gli anni di grande conflittualità, grande rivalità e conflittualità tra le parti, destra e sinistra, era purtroppo l'anno del morto al giorno, estremisti di destra, estremisti di sinistra, e nonostante tutto c'era il momento per tirare il fiato, che in quel 1976 era rappresentato da questa sigla. Sentiamo. Sandokan!
siamo tornati indietro a quel 1976, anno in cui debuttò Sandokan, che fu un evento. Pensate, era proprio martedì 6 gennaio 1976. Era una befana sorpresa per gli italiani, perché c'era l'appuntamento con la finale di Canzonissima. In quel periodo Canzonissima andava in onda di pomeriggio e poi venne trasmesso, venne inserito Sandokan. Quasi sempre così, adesso non voglio dire fosse un riempitivo, per carità, a parte che di riempitivi nobili ne abbiamo un esempio concreto. Volete sapere quale fu un riempitivo nobilissimo? Sette voci di Pippo Baudo. Ci fu un buco nella programmazione, Rin Tin Tin doveva andare in onda, Rin Tin Tin. Non arrivò la pizza materialmente di Rin Tin Tin, come dire, non arrivò il filmato, non arrivò la documentazione di Rin Tin Tin, e c'era libero questo sette voci realizzato da Pippo Baudo, e venne inserito sette voci e diventò il successo che fu. Sette voci di Pippo Baudo. Ecco, non dico fosse un riempitivo Sandokan, però non era un... sì, era uno sceneggiato di Solli, ma fatto benissimo peraltro, quindi noi a sottofondo abbiamo gli Oliver Onions, i fratelli De Angelis, con questa sigla che ha fatto veramente epoca. La cantavano tutti! In quel 76, tutti! Parodiata. Sentite. E pensate che se adesso andiamo a scavare materialmente in Sandokan, dobbiamo dire che fu anche la prima grande rappresentazione girata dalla Rai a colori. Il colore in Rai non è entrato soltanto con le Olimpiadi, con molto tempo dopo, ma negli anni 70 già si girava a colori. Io ricordo perfettamente che Formula 3, un programma con Alighiero Noschese, è stato realizzato a colori. Sandokan è stato girato a colori e venne trasmesso poi in bianco e nero nell'anno, correggetemi se sbaglio, in cui si stava stabilendo la possibilità di avere la televisione a colori con i due sistemi, il sistema PAL e il sistema Secam di origine francese, PAL che poi è quello che venne materialmente adottato. E si spaccò anche il Parlamento, perché io ricordo un Lamalfa, Ugo Lamalfa, Lamalfa padre, che disse: in un momento così di austerità, metà degli anni 70, c'era stato nel 74 l'austerity, per cui addirittura si viaggiava a targhe alterne quando non si viaggiava per nulla, che senso ha che ci sia la televisione a colori? Che senso ha che ci sia che è un lusso? Non dobbiamo dare un segno di morale e di moralismo nel paese, non varare la televisione a colori. Poi invece la televisione a colori venne varata nelle prime grandi realizzazioni, anche se non fu vista, io la vidi in bianco e nero Sandokan, ovviamente c'era ovviamente Sandokan con questa colonna sonora che è veramente incredibile. Certo, Enrico Ciaci, il fratello di Little Tony, che è Enrico Ciaci, suonava con gli Oliver Onions e a un certo punto c'è il sitar, che è lo strumento. Eccolo, sentite. Che incredibile, il sitar suonato da Enrico Ciaci. I fratelli Ciaci sono incredibili, Enrico ed Antonio Ciaci. Antonio e Little Tony, Enrico e il fratello chitarrista, peraltro bravissimo, che salutiamo. Questo era un tuffo in quegli anni 70. E qui sentiamo Vittorio Roidi, dal nostro giornale radio, il GR1, che commenta quello che accadde in quei giorni, perché esce la prima puntata e diventa un fenomeno popolare di massa incredibile. I bambini con i gadget, con i ricordi, le figurine, il libro di Sandokan. Kabir Bedi, questo interprete alto 1,92 m, un po' grassoccio, di madre bianca e di padre di regione Sikh, e lui invece indiano, che impersonava Sandokan, a torucolo quasi sconosciuto, diventa una star mondiale, una star incredibile. Lui stesso, dico a Torucolo, ma lui stesso si definisce così. E poi naturalmente un cast da paura, perché c'era lei, c'era Carlo André che faceva la Perla di Labuan, bellissima, indimenticata, indimenticabile. C'era lui, Yanez, il portoghese con la sigaretta sempre in bocca, che era Philippe Leroy. C'era Adolfo Celi che faceva il cattivo, ma mai il cattivo fu più cattivo di lui, Adolfo Celi per eccellenza. Andrea Giordana, quindi un cast incredibile di attori che adesso vado a pescare materialmente nella memoria.
memoria e mi si ripresentano tutti quanti insieme, si ripropongono tutti quanti insieme, ma posso anche dimenticarne tanti, anzi ne dimenticherò sicuramente nient'altro, con una regia che è quella di Sollima, Sergio Sollima, è una regia veramente d'autore. E questo è Ruidi, Vittorio Ruidi, che racconta di questo successo internazionale forse è troppo, comunque un successo, quasi un delirio, anzi direi un delirio di folla, che accompagnò l'uscita di Sandokan. Sentiamo. Buongiorno a chi è in ascolto sul programma nazionale radiofonico, sono Vittorio Ruidi dagli studi del giornale radio a Roma. E per chi vive a Roma e per chi ci si trova a passare in questi giorni, sa, è normale incontrare un ingorgo stradale, un groviglio di macchine inestricabile. Le ragioni sono tante, è inutile enumerarle. Ma in questi giorni ce n'è un'altra di ragione, ed è la tigre della Malesia, cioè Sandokan. Perché è vero che Sandokan, soprattutto dalle parti di Via Veneto, dove è sceso in un albergo di Via Veneto, sta ottenendo un grandissimo successo. Ci sono sciami, stuoli di ragazzine che non vanno a scuola la mattina per aspettarlo con i libri sotto braccio davanti a questo albergo. Ecco, la colpa è tutta sua. Questo giovanottone indiano, mastodontico, alto 1,92 m, di cui tanto si parla in questo momento, indubbiamente sta avendo un grandissimo successo. Aveva 27 anni, madre inglese, quindi aveva vissuto anche il periodo postcoloniale, tant'è che poi ne parlerà, ma ne lo sentiremo. Devo dire che per chi l'ha vissuti questi periodi, pensate che poco tempo prima la Rai realizzò una grandissima produzione che era Mosè, con le musiche di Ennio Morricone. Poco tempo prima, era mi pare il 75, nel 76 ci fu Sandokan, ed era il grande periodo dei grandi sceneggiati televisivi. Questo è veramente un film, un vero e proprio film. Ma che succede? Succede che in quei giorni, ecco, Ruidi quasi si stupisce di questo successo stratosferico di Sandokan, della tigre della Malesia. Si stupisce, ma non solo, ma il Corriere della Sera, martedì 6 gennaio, quando debutta, subito dopo dirà: ma attenzione, per favore, giù le mani da Sandokan, per favore non uccidete Sandokan. Addirittura era un titolo della prima pagina del Corriere della Sera del 6 gennaio 76: non uccidete Sandokan, perché facciamo in modo che Sandokan rimanga, questo grande romanzo di Salgari, rimanga sempre nell'immaginario collettivo come l'ha scritto Salgari. Questa è una riedizione. Sì, possiamo dire che Sollima e gli autori avevano per esempio esasperato la storia d'amore tra Kabir Bedi, quindi da Sandokan, e la perla di Labuan, Carol André, l'avevano messa centrale nel racconto, nella drammaturgia di questo, però ciò non toglie che fu un successo da 27 milioni di telespettatori. D'accordo, c'era il monopolio, anche se stavano affacciando le televisioni private, però comunque sia, era questo. Ecco, lo stesso Philippe Leroy, che poi dirà il contrario, che faceva Yanez de Gomera, il portoghese, 45 anni aveva allora, spirito libero, sul Corriere della Sera il 25 gennaio del 76, intervistato poi un certo tipo di giornalismo indugia nel dover creare polemiche a tutti i costi anche quando non ci sono, riesce a far parlare Philippe Leroy contro Sandokan, poi però se ne pentirà dopo anni. Queste sono le parole di Sandokan, cioè no, sono figlie di Philippe Leroy, che sul Corriere della Sera dice: no, non è possibile, pas possible, mentre in Rai non trasformava, mentre la colonna sonora da Sandokan, questa è ancora un pezzo di colonna sonora, sentiamo, dai. Io credo che l'impostazione dello sceneggiato è sbagliata. Io dico che Salgari è stato tradito, punto e basta. Salgari era un narratore fantasioso, non un uomo politico. Presentare il suo libro in una certa chiave, accentuare il sottofondo politico del racconto, l'anticolonialismo, è stato rinnegarlo, né più né meno. Insomma, la magia che scorre in quelle pagine non è stata recepita. È un Salgari senza magia, non è più un Salgari. And in one of these
belle canzoni queste, Sweet Lady Blue, altra colonna sonora di Sandokan. Troppo severo Philippe Leroy, troppo severo. Lui faceva Yanex de Gomera, no? Però qualche anno dopo, nel 2009, molti anni dopo, dirà esattamente il contrario Philippe Leroy, intervistato nei migliori anni della nostra vita. E bene hai fatto Philippe, tu sei una persona che noi stimiamo tanto, ricordo tutte le volte che ci siamo incrociati, incontrati anche a Telesogni eccetera eccetera, quando dicevi con la tua fantastico, questa faccia scolpita, Philippe Leroy. Io lo ricordo nei Sette Uomini d'Oro, quando faceva il professore nei Sette Uomini d'Oro nel 66, un film di Vecario con Rossana Podestà, praticamente debuttante, incredibile. Beh, sentiamo un momento come fa una bella retromarcia Philippe Leroy, Philippe Leroy a tanti anni dopo. Sentiamo. È un'epoca dove si lavorava bene, questo senz'altro. È duro, sì, ma comunque, Sandokan, le sei mesi che abbiamo passato in Malesia e a Chennai, che era Madras all'epoca, credo che è il più bel regalo che mi abbia fatto il cinema. Perché vivevo o rivivevo l'avventura che mi aveva sempre piaciuto nella mia vita. Filippo, avevi detto un'altra cosa, avevi detto. Poi. Ma infatti è così, anche perché non è soltanto la logica del ec olim meminisse iuvabit, queste cose un giorno ci piacerà a tutti quanti ricordare, non è soltanto questo, è il fatto molto più, come dire, concreto e sostanziale di un bel prodotto, perché io parto dal presupposto che il successo popolare non nasce mai per caso. Non si arriva al caso per il successo popolare. Se c'è il successo popolare vuol dire che si vanno a toccare determinati tasti nella psiche delle persone, per cui praticamente tutti quanti si è concordi nel dire questo qui è un capolavoro, questa cosa ci piace. E lì era giusto tutto, era giusta la regia in Malesia, per l'appunto, con una regia serrata. Sol Sollima portò dei piani assolutamente serrati, la sceneggiatura era intensa, gli attori fantastici, protagonisti, Kabir Bedi, che era quello che appunto più alle prime armi, la sua bellezza con questi occhi verde-grigio che tagliavano praticamente, guardavi e venivi tagliato da quegli occhi, da quello sguardo, era giusto anche lui, perché poi appunto era un indiano doc, anche se di madre inglese, e poi comunque sia tutto questo portava inevitabilmente al successo, a decretare il successo, il fenomeno popolare che è il successo. E a questo punto è proprio Sollima, che era il regista, racconta proprio in quel gennaio del 1976, praticamente un mese dopo l'uscita, racconta anche con stupore che cosa c'era dietro a questo successo strepitoso. Io devo dire che sono stato fra i primissimi a immaginare e a credere in quello che sarebbe stato l'impatto di questo film, di questa storia, di questo mondo e di questi personaggi nel pubblico italiano. Naturalmente la misura, devo dire onestamente, ha superato un pochino le mie stesse previsioni. In questi fattori, come sempre succede, in questi casi coincidono molti fattori diversi. Il momento particolare in cui la cosa è stata fatta e anche indubbiamente ha contribuito un successo personale di Kabir Bedi, un incontro personale di questo personaggio che io devo dire onestamente prevedevo in pieno, ma in una misura indefinibile. Non era prevedere in pieno, Sergio, e faceva bene a prevederlo, perché aveva tutti gli ingredienti, perché appunto è mastodontico, eroico, sguardo tagliente, simbolo della purezza, perché Sandokan, questo era un po' una sorta di Robin Hood. Sandokan, la storia di Salgari è fin troppo nota, lui ha praticamente, Sandokan ha la famiglia sterminata dai colonialisti, dagli inglesi, per cui giura vendetta agli inglesi e sa essere spietato con gli inglesi e sa essere invece estremamente affascinante, estremamente comprensivo,
con i suoi e soprattutto con il suo popolo. Quindi è la riproposizione in chiave, in questo caso indiana, del mito dell'eroe, del buon eroe, non del buon selvaggio, dell'eroe invincibile. E non è un caso che poi miete vittime tra i cuori occidentali. Lei, ovviamente, la perla di Labuan, era appunto una delle figlie, materialmente, James Brooke era Adolfo Celi, era il cattivo, era il Rajah bianco. Lady Marianna era una ragazza inglese, però naturalmente aperta, sì, d'accordo che riconosceva ai connazionali la civiltà, il portare civiltà, posto che sia importante dire una portare civiltà, non si porta città, non si esporta come la democrazia, si vedrà se mai si desume. E invece no, lei poi invece è vicino alle conquiste dei ribelli come Sandokan. E qui intanto il tempo passa, caro maestro Bernardini, che vuole fare? Però che succede? Si schierano gli intellettuali, inevitabilmente. Sentiremo un'altra canzone tratta dalla colonna sonora. Natalia Ginzburg dice: no, guardate che va bene, è un bel fantasy, va bene. Allora sentiamo Natalia Ginzburg con la voce di Valentina Montanari proprio a commentare in quel 76 il fenomeno Sandokan. Non sono stata un'appassionata lettrice dei romanzi di Salgari. Da bambina caddi su altri libri di avventure. Salgari lo lessi tardi e alla rinfusa, e lo ricordo piuttosto confusamente. La trasmissione ha avuto un'immensa popolarità. L'hanno amata moltissimo i bambini. A me sembra che di una simile popolarità sia stupido sdegnarsi, stupido disprezzarla. Non c'è nulla di strano se la gente ama le avventure eroiche. L'amicizia fra due uomini di diversa origine, quali sono Sandokan e Yanez, e le vicende di un condottiero. La televisione non usa darci spesso simili immagini, e quando accade che ce le dia, siamo colti da emozioni rudimentali ma insolite. Nella notte c'è una luce, mai si spegnerà, ma buia è la strada che ci porta verso. Tutto giusto, anche le canzoni sono una meglio dell'altra, tutte le canzoni della colonna sonora della saga di Sandokan. E qui c'è Ida Magli, grandissima antropologa, insegnava all'Università di Roma, e che invece ha una posizione diametralmente opposta, sempre espressa in quel gennaio del 1976. Lo spettacolo si basa soprattutto su una giustificazione della violenza attraverso alcune, secondo me, esilissime motivazioni sociali e psicologiche. In realtà si fa uno spettacolo di violenza in cui la morte di centinaia e centinaia di persone non conta. Ida Magli, grandissima studiosa, qui siamo fuori strada. Quando dove sta la gente sta il successo e c'è il gradimento. Alle 14:30 e 44, Sandokan. Credo di averla presa anche quasi in tonalità, ma è quasi in tonalità, maestro Bernardini. E questo è Kabir Bedi, che dopo, proprio subito dopo, un anno dopo, parla a Pippo Baudo nel 77 del successo di Sandokan. Sentiamo Kabir, sentiamo. C'è molte cose, there's many things really. There's the story, which is fantastic. Then there's the theme of the film, which is to be yourself, to be your own man. And then, of course, there's this marvelous thing, which is the character of Sandokan himself. Va bene, allora il successo del film è il tema che è alla base di questo romanzo, dei romanzi di Salgari. Il personaggio, la caratteristica di questo personaggio che va verso la libertà, ama la libertà, la giustizia. Sì.
Sandokan, giallo il sole, la forza gli dà. Va bene, questo è Sandokan, qui siamo tornati dentro. E questo è Kabir Bedi, Baudo nel 77, voce giovanissima. Nel 77 diceva queste cose. Questo è Kabir Bedi, a cui do voce, chiamo da voce noi altri, leggendo, che racconta la sua opinione su Sandokan, sempre in quei giorni, nel 21 gennaio 76. Sentiamo. Io sono nato dopo l'indipendenza, ma so cos'è stato il dramma del mio paese. Io non credo che nello sceneggiato di Sollima gli inglesi siano trattati troppo male. Il colonialismo era una necessità dei tempi e bisogna ammettere che nei colonizzatori britannici c'era una certa etica. E non è giusto giudicare con l'ottica attuale cose così lontane. Io sono sicuro che agli inglesi, se lo vedessero, Sandokan piacerebbe moltissimo. E qui sentite che dice Kabir Bedi, che quando gli dicono senti, guarda, ti abbiamo scelto per girare Sandokan nel 1976, però l'aereo te lo devi pagare per conto tuo. Poi pensate che successo che ebbe. Sentite. Ho incontrato loro a Bombay e loro mi hanno detto: vieni a Roma, però paghi tu biglietto per questa prova. E è arrivato e poi ho cominciato le prove, come corro, come fight, eccetera. E poi mi hanno detto: va bene, tu fai questo parte di Sandokan. A volte le vie del successo sono veramente incredibili. Se vieni, ma ti paghi il biglietto da solo. No, veramente le provino, però, le provino, non era proprio. Quindi fai la prova e provino. Mi sembra di vederlo Kabir, grande, col barbone, con gli occhi, l'occhio tagliente. L'abbiamo rivisto recentemente in un'isola, non mi ricordo quale, comunque. Non... Lì Kabir era saggio, mi ricordo che litigava con col figlio di Facchinetti, se non so, come si chiama? DJ Francesco, sì, perdonatemi, scusate. Francesco Facchinetti, capisco che sia un conduttore di primi sei, e chiedo scusa di questo, vi prego, è conduttore Rai, eccetera, me la cavo meglio con Platone, mi scusate, andiamo a parlare d'altro, va. Con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai. Ma non ci lasciamo, sono le 14.34 e 37.38, non ci lasciamo ancora senza prima non aver ascoltato la voce di Carol André, com'era? Penso che è dovuto alla scelta di Sergio Solliman come regista, e anzi vorrei ringraziarlo e fargli un tributo, perché siamo sempre festeggiati noi, Kabir, io e invece lui, che sono stati fatti sui libri di Salgari 40 volte dei film o telefilm basati su libri di Salgari, 12 volte sono stati fatti dei film su Sandokan, e questo è l'unico che ha avuto questo successo. Il fatto che fu girato anche in India, era il primo che è stato girato in India e non a Ostia e Cinecittà. Questo è il ricordo della perla di Labuan, poi proprio Carlo Conti, da Carlo Conti tu sia Kabir che Carlo André. Vorrei parlare, torniamo un po' nel tema di oggi, da dove siamo partiti, mettiamo un momento la sordina a tutto questo, dai. 76, 5 gennaio. È un giorno che ricordo fin troppo bene. Kirk Kilgour. Un nome che non vi dice molto probabilmente. Comunque era un personaggio pubblico e un mio compagno di sport. Giocava a pallavolo, trionfava in una squadra di Roma, un fisico importante, un campione vero, completo, spettacoloso. Erano gli anni 70 e vivevo lacerato fra seguire completamente questo sport, la pallavolo, e i miei studi, le mie ricerche. Avevo giocato tante volte contro Kirk. La mia Lazio allenava la sua Riccia, squadra campione d'Italia. In campo, mentre giocavo, mi piaceva vederlo allenarsi ed allenare, spericolato, faceva capriole, salti mortali, era un acrobata. Poi, uno di questi esercizi, che aveva fatto mille volte, fermò quel suo corpo da Superman, in un pomeriggio freddo di gennaio del 1976. Paralizzato a vita per un movimento sbagliato. È tornato spesso Kirk a Roma e ha scritto una preghiera stupenda, l'ha letta nel Giubileo dei Disabili. Io vorrei proporvere una parte da quel 1976.
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Ed egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. E mi ha lasciato la vita perché io potessi essere contento di tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sì, lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini, nessuno possiede più di quello che ho io. Secondi di Siecta Membra. Appunti sparsi e ricordi molto, molto personali da quel 1976. Quante cose abbiamo lasciato da parte da quel 1976? Abbiamo parlato così di, abbiamo preso uno spunto e sembrava un episodio piccolo, in realtà cambiò il costume, cambiò anche il modo di fare televisione. Questa è una televisione a colori, quindi ci fu il cambio, il salto qualitativo verso la televisione a colori. Con parole mie, @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia lasciare, che voglia frequentare il sito internet di Radio Rai e scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai. Non ci stai in Europa domani, sì, maestro Bernardini, ma Radio 1 c'è sempre, questa è la cosa principale. Prima di chiudere, un paio di saluti, un paio di auguri. Mimmi Cocci fa 17 anni e mezzo, è minorenne Mimmi Cocci, che oggi 31 gennaio ha scelto un bel giorno per affacciarsi. Dicembre? Ah, è gennaio Sandokan, quindi è dicembre. Cioè. E Roberta Genuini, oggi, il 31 di dicembre, ferma il suo rapporto con la nostra redazione, con la RAI. Quindi comunque a tutti quanti, a tutte e due le persone, in bocca al lupo e auguri. Mimmi per compiere i 18 anni e Roberta per andare avanti nel difficile lavoro che la RAI comunque propone. Però noi siamo soddisfatti di tutto. Quindi alle 14:40 minuti primi e 40 secondi ce ne andiamo e diamo la linea a Onda Verde da una parte e poi subito dopo la prova dei 9. Ci sentiamo lunedì, naturalmente con parole mie.